Ciao a tutti amici, ciao ragazzi. Su Super Green qui abbiamo il nostro grandissimo agronomo Marco Peconcini più o meno che ci è tornato a trovare e vi faremo vedere anche quest'anno un altro innesto sugli agrumi. Oggi cosa andremo a fare, Marco? Ma oggi riprendiamo il filone agrumi e proviamo a innestare un limone su un mandarino, un mandarancio. Quindi andiamo a vedere nello specifico un innesto su un tronco di buone dimensioni, quindi con dei diametri abbastanza, diciamo, lunghi, quindi sui 12-13 cm di diametro, e andiamo a farci una bella corona. Quindi ci mettiamo il limone, sempre con marze prese nel fantastico giardino di Andrea, e le andiamo a inserire su questo bel piantone qua. Dove, questa... come si può vedere, qui ci sono sempre i mandaranci dell'altro anno, non sono di stagione, non sono buoni. Ce la fai a prendere quello? Si guarda, sono proprio... sono diciamo ormai disidratati e non sono più buoni, però vi garantisco che hanno un odore fantastico. Perché una mia riflessione che faccio spesso è che i mandaranci sono buoni, per l'amor di Dio. Clementini tutti li amano perché sono senza semi, però veramente aprire un mandarancio o un mandarino è una sensazione spettacolare, anche se ci si trova qualche seme dentro, perché l'odore è veramente fantastico. Favoloso, crea dipendenza il mandarancio. Allora, quindi questi sono mandaranci ormai che avranno una quarantina d'anni abbondantemente. Se fai vedere il tronco, Andrea, che la gente da casa capisce che è roba piuttosto vecchia. Sì. Qui si vede i vari segni del tempo sull'agrume, che chiaramente si, diciamo, parte con un tronco primario e si diparte in tre branche, che probabilmente in passato erano anche di più, qualcosa è seccato. Qualche segno del tempo, però direi che la pianta è in ottime condizioni. Sì. E noi andremo a tagliare uno di questi tre rami, che è proprio quello dove sta toccando adesso Marco. Perché giustamente si è detto che la pianta è bella, infatti l'andiamo a tagliare subito. Perché, allora, ricordiamo a tutti in che periodo siamo, perché di solito siamo abituati a pensare, diciamo, che i vari tipi di innesti su alberi da frutto siano da fare verso fine febbraio, inizio marzo, quindi diciamo un po' poco prima dell'inizio della primavera, o comunque al limite all'inizio della primavera. In questo caso gli agrumi hanno una... No, c'è un qualcosa di diverso. Ora è anche vero che va un po' contestualizzato a seconda del territorio italiano. Chiaramente più a sud ci spingiamo e prima si fanno, a nord leggermente dopo. Ora quest'anno, anno domini 2019, è stata una stagione molto particolare, perché ha fatto un maggio orribile, con temperature basse, pochissimo sole, e le piante sono andate in vegetazione un pochino più tardi. Però in linea di massima l'innesto sull'agrume si fa a maggio-giugno, proprio il momento in cui abbiamo più spinta vegetativa. Quindi questo è il periodo più adatto, e corrisponde chiaramente al periodo in cui la corteccia, quindi la parte interna della corteccia, la parte dove passano le vene delle piante, quindi floema e xilema, si stacca in maniera migliore dal tronco, ci permette l'inserimento senza grossi problemi della marza. Un'ulteriore riflessione che va fatta, che probabilmente vi potrà tornare utile, è che su piante di questa grandezza qua, l'unico problema che potremmo riscontrare, specialmente se hanno più di una branca grande, è che la linfa, diciamo, suddividendosi sui tre rami principali, non ha una spinta così forte. Quindi se si decide di fare un innesto di questo tipo su un'unica branca, è meglio andare abbastanza vicino alla partenza del tronco, mai fare innesti troppo alti, perché è una questione idraulica, la linfa chiaramente più alto si fa il taglio e meno spinta avrà. Quindi abbiamo optato per un taglio a questa altezza qua, su cui verrà un cespuglietto di limone. Allora, chiaramente una delle prime cose da fare è scegliere la marza giusta. Ora, esattamente. La marza la può togliere, diciamo, direttamente dal porta innesto nel momento stesso in cui va a fare l'innesto, oppure può anche farlo prima. Certo, assolutamente, non molto prima, quindi la marza fresca è sempre preferibile.
è possibile frigo conservarle, però io consiglio sempre non più di una settimana in una busta di plastica chiusa all'interno del frigorifero. O altrimenti anche sottoterra? Altrimenti anche sottoterra, però c'è uno svantaggio nel metterle sottoterra, che non appena le mettiamo sottoterra a mo' di talea, diciamo che la marza a contatto con il terreno tocca la terra, quindi è possibile che per qualche motivo vi entri un patogeno o qualcosa del genere che possa, diciamo, influenzare in maniera negativa quello che è la resa dell'innesto, certo. Okay, okay. Ed è più sottoposta a marciumi nella parte chiaramente che penetra in terra. Ok. Bene, quindi allora, fresca è meglio. Fresca è sempre fresca meglio. È meglio. E noi fresca l'andiamo a prendere fresca. Allora, qui direi che abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché come marze, quindi come materiale da innestare, noi andremo a prendere i rami semilegnosi dell'anno precedente. Ora vi faccio vedere un esempio di ramo semilegnoso dell'anno precedente, che è questo qua. Vedete? Questo è una sorta di pollone, questo è il legno dell'anno passato e questo è il legno nuovo, quindi vedete, legno molto più fragile che si piega, è, diciamo, nato in questi mesi. La parte che ci fa comodo a noi è questa qua. Andremo a prendere la parte basale, poi l'affileremo più avanti. Intanto prendiamoci il nostro ramo e questa è una. Per questo innesto sceglieremo le migliori. Chiaro, come ho detto prima, la parte questa qua, che è il legno 2018, e questa 2019, ma non ci interessa quella dell'anno 2018 perché è semilegnosa, quindi non ancora cortecciata, ma nemmeno diciamo erbacea, non si piega e va benissimo per gli innesti, certo, anzi va stra bene. Quindi dopo questa andiamo a vedere se ce n'è altre, così andiamo a vedere, qui c'è veramente di tutto, di più. Anche questa è un'altra bellissima marza, addirittura in cima c'è un limoncino. Speriamo sia di buon augurio, buon auspicio. Sì. Allora, prendiamone giusto un'altra e dovrebbero bastare. Allora, qua non c'è molta roba, forse qua. Allora, no, non mi piace, sono un po' schizzinoso io, eh. Anche se non me ne dovrebbero importare tanto, perché le piante sono d'Andrea, però è un amico, quindi un po' ci tiene. Allora, vediamo un po', eccola qua. Altro ramo con medesime caratteristiche che vi ho illustrato prima. Quindi abbiamo il nostro materiale, possiamo andarlo a innestare. Allora, prima cosa, quindi, fare il taglio, no? Del esattamente, ci creiamo, diciamo, l'ambiente per andare a inserire le marze e innestare il limone. Allora, qui abbiamo di fronte un ramo grande, quindi io sconsiglio di fare un taglio unico qua, anche perché il peso è tanto e si rischia di, diciamo, scosciare, quindi di portare via della linfa al momento in cui noi tagliamo gran parte di questo tronco. Quindi cosa si fa? Si, diciamo, scompone in magari tre piccoli tagli, onde evitare che quando arriva a levare l'ultimo pezzo di legno prima della zona da innestare non crei danni a questa zona. Quindi parto subito e mi alleggerisco la pianta. Possiamo fare un altro cilindretto così. Mi raccomando, attrezzi da taglio sempre al top, perché ne va della buona riuscita del lavoro, indubbiamente. Allora, ora possiamo rimuovere anche l'ultima parte, quindi con particolare attenzione andiamo a rimuovere anche l'ultimo pezzo, onde evitare il problema di prima. A un certo punto, quando si arriva a aver passato il 50% del tronco, si fa una piccola fessura dalla parte opposta, onde evitare che ci faccia lo scherzetto di sbucciarci la pianta. Quindi basta giusto un'incisione
e possiamo continuare col taglio in maniera più tranquilla. Eccoci qua. Se vedete, la superficie di taglio è molto liscia, non ha, diciamo, escrescenze, è totalmente liscia. Allora, il segnale che ci dice che è il momento giusto per innestare è il fatto che i tessuti vascolari, ovvero questa parte qua, la parte più esterna, la cosiddetta buccia, è molto gonfia. Se noi questo taglio l'avessimo fatto in inverno, questa parte qua, dove il passaggio della linfa è più accentuato ora, sarebbe stato molto minore, più piccolo, e non si sarebbe staccato. Ora, durante l'operazione, vi faccio vedere come viene bene ora. Allora, marza, rametto di prima, in cui si evidenzia bene questa qua che è la vegetazione di quest'anno, morbida, e la parte semilegnosa che è buona per innestare. Quindi questa parte qua su, la parte nuova, andiamo a togliere. Questa parte qua potenzialmente è tutta buona per essere innestata. Quindi muoviamo le foglie, possiamo lasciare tranquillamente il picciolo che fa un po' di fotosintesi anche lui, può aiutare un pochino il tiraggio. Allora, questa parte qua totalmente buona, ultima foglia rimasta. Allora, il gioco sta nel scegliere la parte migliore. Dite voi, qual è? Sì, grazie, qual è la parte migliore? La parte migliore è quella più rettilinea, che non presenta né ricurvature, che non ha difetti. Io ho inquadrato in questa parte qua, che è proprio dritta, la parte, diciamo, da inserire nella linfa, nella parte della buccia del porta innesto. Quindi mi vado a fare un taglio sopra la gemma e io ho la marza. Quindi avrò in questo caso 1, 2 e 3 gemme sulla marza. Per arrivare a questa marza qua mi faccio un taglietto, mai pari ma sui 45 gradi, e questa può essere la prima marzettina grezza che noi andiamo a utilizzare. Questa è una, ce ne dobbiamo fare, vediamo un po', perlomeno 4. Ora vado un pochino più veloce, tanto avete visto com'è il discorso, anche qui. Fino a qui il ramo dell'anno passato, questo ramo di quest'anno, togliamo perché è troppo morbido, togliamo le foglie con un accenno di picciolo, e qui addirittura se ne potrebbe fare anche due di marzi, in cui una potrebbe essere questa qui, anzi facciamola qua, lasciamogli un occhio in più, visto che siamo nel periodo di massima spinta. Dovrebbe farcela tenere anche 3 marze senza problemi, senza perderle come al mio solito, mettiamole tutte insieme. Queste sono le prime due. Sì, questo è il rametto vecchio, riabbiamo un'altra marza, stesso discorso, riandiamo a togliere il rametto dell'anno. Questa è una base per essere innestata e questa idem. Quindi ancora rimozione delle foglie. Ok. E anche questa, 3 gemme. Allora, queste sono le nostre marze pronte per essere preparate e immesse nel tronco da innestare. Senti Marco, oggi quindi che tipo di innesto faremo? Allora, e quali sono, diciamo, i migliori da fare sugli agrumi? Allora, è tutto molto dipendente dal diametro, quindi, che andiamo a innestare. Indubbiamente il sistema a corona è quello che anche in ambiti vivaistici è quello che ha dato più risultati in termini di attecchimento. Questo tipo di innesto che noi facciamo facendo una linea verticale in corrispondenza del tronco e inserendoci poi la marza appuntita e spuntata, ci permette di farlo in questa stagione. Non esiste un innesto migliore o peggiore, questa non è la verità in tasca, è solamente un modo sicuro in cui si vengono innestati gli agrumi. È possibile fare anche l'innesto a spacco, che però si addice chiaramente di più a diametri inferiori, quindi a rami
diciamo massimo così, in cui ci vengono infilate due marze appuntite da entrambi i lati. In questo caso invece da questa parte qua è solo un taglio e la parte esterna rimane intatta. L'innesto a corona è possibile farlo anche su rametti piccoli, assolutamente si fa. Addirittura i vivaisti sono soliti fare degli innesti talea, una cosa che ti permette di guadagnare tempo per la commercializzazione, ovvero uno prende una marza, quindi una talea dal porta innesto, fa questo tipo di taglio qui con una linea in verticale e ci va a inserire la marza. Una volta fatto questo viene messo in un substrato da radicazione, si aspetta che la pianta abbia messo le radici e abbiamo già una pianta innestata, quindi è un diciamo un modo per ottimizzare i tempi in questo mondo veloce. Che va veloce, sì, ma noi andiamo lenti, noi si va tranquilli, noi si va tranquilli, non ci rincorre nessuno, no. Quindi vi dicevo prima, date la superficie pari. Andrea, se la vuoi far vedere di traverso, si vede che questo non è assolutamente merito di chi l'ha fatto, ma dell'attrezzo di taglio che deve essere buono. Vedete qua, ci sono varie zone. Questa zona qua, che ci metto la punta del coltello, vedete che lì, che diciamo linea di linfa piccola che ha, molto stretta. Questo si presta molto male all'innesto, perché la marza qua, la potenza della pianta qua è ridotta in confronto a zone che vanno da qua, 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 qua e anche da quest'altra parte, in cui è molto più ampio questa zona. È segno che i vasi qua sono molto più presenti. Il fatto che questa sia larga perlomeno 3 mm e anche 4 in qualche zona, diciamo, ci dà l'opportunità di scegliere quali sono i punti migliori per andarla a innestare. Forse ci rimarrà vuota questa parte qua, però è probabile che se noi mettiamo una marza qua non prenda. Quindi noi scegliamo i punti che reputiamo migliori. Quindi andiamo a fare la prima cosa molto importante, con un coltello ben affilato, andiamo a fare una linea netta per quanto riguarda la buccia, in maniera delicata. Questa è un'operazione che va fatta in maniera molto precisa. Ok, una l'abbiamo fatta. Questo è il parametro fondamentale, guardate la buccia come viene su, questo è indice di piena vigoria della pianta e questo non è altro che poi la casa per le marze nuove. Ripeto, in altre stagioni questo non sarebbe possibile perché la trovereste attaccata completamente al legno e non si staccherebbe. Quindi noi dobbiamo fare 4 punti di innesto. Ok, porta innesto preparato, ora ci prendiamo le nostre marze. Cosa molto importante, affilare la marza. Affilare la marza ci vuole un pochino di mano, un pochino di mano, ma non è difficile, ce la fate sicuramente tutti. Ci si può esercitare anche con rametti a caso o anche di altre piante per affilarlo. Allora, qui si fa un taglio che dalla parte più interna va dalla parte più esterna, quindi da qua andremo a finire qua con una punta, quindi va proprio affilata da una parte sola, perché si tratta di un innesto a corona. Quindi prendo il mio coltellino, vado sul punto di inserzione, è molto morbido, anche qui l'attrezzo affilato è molto molto importante. Regolarizzo eventuali difformità che mi trovo nel legno. Non bisogna starci a ammattire più di tanto su questa opzione, cercare di fargli fare diciamo un taglio più netto che sia omogeneo. Io sono solito fare anche un'altra cosa, quindi dopo aver fatto questa parte qua, andare a fare una piccola incisione anche sull'altro lato. Questo permetterà una diciamo maggior unione tra i due biondi. Come si vede è proprio minuscola. Sì, sì, piccola, è proprio un invito per la linfa. Quindi una volta fatta la marza andiamola a mettere a casa. E questo chiaramente lo dobbiamo fare per tutti e quattro. Esattamente, questo è quello che andremo a fare per tutte e quattro le marze. Ecco qui le nostre quattro marze pronte per essere innestate.
tipo moschettieri. Tipo moschettieri. Allora, niente, abbiamo la marza, quindi ci rifacciamo da una parte. Quel coltello, che è la parte, diciamo, posteriore, è dedicata proprio con questa linguetta a separare la linfa. Vedete come è possibile entrarci in maniera abbastanza agevole. Quindi non faccio altro che farmi spazio per appunto ospitare questo. Poi si tiene appunto la marza, vi si va a inserire nella linea mediana che si è creata con il taglio e praticamente la andiamo a infilare fino al punto in cui l'abbiamo incisa, praticamente. E la marza è messa, siamo a posto. Round 2, stesso discorso, guardate qui come ci dà bene la buccia. Mi stacco, inserisco sempre, chiaramente, operazioni che vanno fatte dolcemente fino ad arrivare al punto in cui è stata incisa. Allora, la cosa diventa ripetitiva, ma mai banale, perché comunque l'attenzione deve essere sempre massima. Ora, magari a voi vi sembrerà anche più complicato di quello che in realtà è, perché è una cosa piuttosto semplice. Basta rispettare i tempi che ci dà la natura e i periodi migliori per farlo, che poi il resto è manualità, ma soprattutto passione, che la manualità viene con la passione. L'ultima. E buccia che si lascia staccare molto bene, anche perché se non lo facesse si potrebbe stare tranquillamente a giocare a carte invece di farlo innesto o andare al mare che da qui in avanti sarebbe anche l'ora, visto l'inverno infinito di quest'anno. Ma noi no, noi siamo integerrimi e stiamo qua sul pezzo. Stoici. A farvi vedere un po' di cose sul mondo degli agrumi. Ok. Voilà. Alloggiate. Abbiamo alloggiato il nostro limone sul mandarancio. E ora non ci resta che fissarle e stringerle in modo tale da farle combaciare nella maniera più corretta. E per far questo che cosa usiamo? Questo noi, che siamo in via S vecchi, abbiamo optato per il materiale per legare gli innesti per antonomasia, che è la rafia. Questa paglia va magnata quantomeno la sera prima. Allora, questa è la rafia, materiale usato da decenni per questo scopo. Non è l'unico, chiaramente ci sono materiali sintetici altrettanto buoni, però noi vogliamo continuare a utilizzare questo materiale. Allora, si prende questi lembi che abbiamo bagnato la sera prima e andiamo in pratica a stringere quello che è la nostra corona. Il fatto che sia bagnata è molto utile, perché poi quando andrà a seccare ritirerà praticamente, certo. Quindi stringerà, farà presa ancora di più sulle marze. Facciamo un semplice nodo per stabilizzarla. E la rafia, tirando, poi andrà a stringere ancora di più il nostro innesto. Per sicurezza vado a mettere un altro lembo di rafia sulla parte rimasta scoperta da prima, perché essendo un bel taglio sono andato abbastanza giù verso
il colletto della pianta e adopero quest'altro lembo giusto per rifinire il tutto. Sono sempre attento a non toccare assolutamente le marze. Stesso giochetto di prima, con qualsiasi nodino stretto per assicurare la raffia al nostro, alla nostra corona. Animiamo i lembi. E l'innesto è fatto. Ora non ci resta altro, cosa fondamentale, che proteggere il nostro innesto dalle intemperie e in questo caso dal sole. Allora, le tecniche usate sono molteplici, tra cui anche quella di masticare la zona interessata dal taglio ed anche le punte delle marce. In realtà io invece preferisco agire per esperienza in maniera indiretta, quindi lasciando libera la parte innestata direttamente, ma ponendoci sopra prima una busta di nylon trasparente, quindi di plastica trasparente, in modo tale da creare un effetto serra nel microambiente delle marce. Questo porterebbe a scottature, quindi a temperature elevatissime se sopra non ci fosse qualcosa, e noi sopra ci mettiamo qualcosa, ovvero una busta di carta bianca. Quindi il mastice no, perché? Il mastice no, perché? Allora, in certi casi può essere anche fitotossico, quindi tossico per la parte innestata. Se non si unisce bene il contatto col mastice e con la linfa viva, può avere degli effetti indesiderati. Seconda cosa, il mastice non fa traspirare la pianta, quindi non facendo traspirare la pianta anche le operazioni di ricallaggio delle marce sul tronco potrebbero ritardarsi o avere anche dei piccoli problemi. Si potrebbe anche masticare, però diciamo che questo è come piace lavorare a me, in questa maniera, con risultati diciamo buoni da un po' di tempo a questa parte ormai. Collaudati. Busta di carta da brioche e busta di plastica trasparente, vanno bene anche quelle da freezer, da congelatore. Quindi partiamo con la prima. Apriamo. Il fatto che questa tocchi sulle marce non è un problema, perché la marza, quando poi cresce, si fa spazio nelle pieghe della plastica. Chiaro, ci lascio un po' di margine tra le due cose, la metto abbastanza vicina al punto di innesto perché tutta la roba, quindi la roba, tutte le gemme che cresceranno da qui indietro chiaramente saranno quelle del porta innesto, quindi saranno mandaranci e noi dobbiamo eliminare come la peste bubbonica, perché queste ci ruberebbero tutta l'energia, certo, dell'innesto. Sfruttiamo questo simpatico pezzo di raffia rimasto, andiamo a stringere. Qui Marco, se uno non volesse utilizzare la plastica, che tipo di opzione ha? Bella domanda, ci vorrebbe qualcosa che non la facesse traspirare e che fosse trasparente. Il margine non è molto e non mi è venuto ancora in mente niente. Diciamo che una soluzione potrebbe essere tenerle in una serretta, cioè quando uno innesta una pianta in un vaso la porta in serra, però in campo aperto diventa problematica la cosa, non saprei come sostituirla. Si può lasciare anche un sondaggio, possiamo lanciare sapere se avete qualche idea è sicuramente ben accetta. Di fatto questo tipo di tecnica qui ci permette di lasciare l'umidità all'interno dell'innesto e dell'area innestata, insomma,
Però in alternativa uno non ce lo mette e va a bagnare un po' tutti i giorni la parte. Ma diventa... No, perché comunque l'umidità deve essere sempre costante, quindi ci vuole appunto, non a caso è chiamato effetto serra, proprio perché l'umidità non riesce ad uscire, la temperatura si alza e questo crea un habitat favorevole per l'unione dei due bionti. Quindi la sostituzione della plastica, in effetti sì, magari c'è qualche materiale vegetale che non deve essere poroso, quindi non ci deve passare aria, non ci deve passare niente praticamente, e ci deve rimanere l'umidità. E niente, poi magari mi verrà a mettere qualcosa. step 2, abbiamo il nostro, visto che siamo quasi in estate, il nostro ombrellone per l'innesto. Andiamo a mettere questa carta bianca, che è un materiale che consente il passaggio di luce, perché è bianco, chiaramente bianco refrattario dei raggi sole, diciamo, diretti, però diciamo che consente una certa luminosità alle marce di svilupparsi. Quindi prendiamo l'ultimo lembo di rafia. Questa, anche se piove, ci piove sopra, se non toccata non c'è problema, perché la carta asciuga senza particolari problemi. Io qui sto usando la rafia, ma basta un qualsiasi, diciamo, materiale che la tenga ferma, insomma, che poi il rischio più grosso è che ci sia qualche urto sulle marce, insomma, qualcosa del genere. Terminata l'operazione, l'innesto è pronto. Allora, una piccola indicazione quando si fa queste cose qua, sono delle raccomandazioni, cioè su piante, diciamo, che hanno ricevuto un buon apporto di azoto, quindi piante più vegetative, chiaramente è più facile che l'innesto prenda. Ora non ce n'è troppo bisogno perché le piante sono in piena vegetazione, però diciamo un aiuto in termini di nutrizione ci può tranquillamente stare. Altra cosa che ci può stare, anche se qui in maniera molto marginale, quando andate a innestare una pianta, irrigatela il giorno prima, la buccia sarà ancora più morbida, quindi ancora più adatta ad ospitare le marce nuove. Okay. Non ci resta che aspettare. Ecco, quanto? Ma si aspetta all'incirca 3 settimane. Io preferisco aspettare 2 giorni in più che in meno. Cosa si fa? Si va a rimuovere in maniera delicata la prima busta, la seconda, quindi si guarda se la pianta ha preso. Se tutto va bene, rimettiamo per qualche giorno solamente quella di carta, proprio per non farla bruciare e sottoporla direttamente ai raggi solari, che tra 25 giorni immagino saranno tremendi. Sì. E dargli un pochino più di tempo per ambientarsi. Dopo di questo si toglie assolutamente tutto, la raffia poi piano piano viene via a sé, quindi non c'è bisogno di starla a rimuovere, e niente, si aspetta limoni per le spremute. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!